Un saluto agli amici di G-Mobile. Siamo oggi in compagnia dell'iPhone 5. Prima di andare a scoprire le caratteristiche, le feature del nuovo telefonino, guardiamo un attimino la sua confezione di vendita. Al cui interno troviamo il caricabatterie da viaggio, il cavetto USB con la nuova presa Lightning. E i nuovi auricolari in-ear nella simpatica confezione da viaggio. Andiamo quindi a prendere in mano l'iPhone 5. Basta prenderlo in mano, appunto, per rendersi conto della grande cura prestata dal produttore nella realizzazione. Materiali nobili come il vetro e l'alluminio e particolari curatissimi. Spessore ridotto al minimo, display da 4 pollici, posteriormente fotocamera da 8 megapixel con flash LED e scocca in alluminio. Piacevolissima al tatto, ma proprio con l'utilizzo intenso potrebbe essere soggetta anche a dei graffi. Vedremo. Sulla scocca sinistra troviamo l'ingresso per la nano SIM, il nuovo standard adottato dall'iPhone 5. In alto il tasto di accensione e spegnimento, sul lato destro bilanciere i due tasti volume e il tasto per silenziare il device, in basso ingresso Lightning, ingresso jack audio, altoparlante e cassa. Frontalmente l'unico tasto è quello, il tasto home fisico. Andiamo a sbloccare il device. Ci troviamo di fronte alla classica interfaccia di iOS, con iPhone 5 e quindi con iOS 6 non troviamo novità sostanziali rispetto al passato, quindi ci troviamo in sostanza di fronte alle classiche funzionalità a cui i dispositivi di Apple ci hanno abituato nel corso di questi anni. Con uno swipe dall'alto verso il basso abbiamo accesso alla tendina con le notifiche. Sostanzialmente l'interfaccia è quella che conosciamo bene. Andiamo alle impostazioni, generali. Questo iPhone è basato su iOS 6.0.2. Perfetto. Dedichiamoci quindi al browser web. Apriamo Safari. Scusate. La tastiera è precisa, ovviamente il display da 4 pollici e soprattutto questo form factor piuttosto stretto, piuttosto allungato, rende la digitazione a volte un po' più complicata. Eccoci su Edge Mobile. Pinch to zoom. Scrolling. E la navigazione su web è molto fluida, ma non è certo una novità per un dispositivo basato su questo sistema operativo. Apriamo un articolo. Così abbiamo anche la possibilità di vedere come girano i video. Protagonisti di questo video, guarda caso, due dispositivi che fanno proprio dei display enormi il proprio punto di forza, all'opposto dell'iPhone 5 che invece punta tutto sulla portabilità, sulla comodità di utilizzo anche con una sola mano. Tra le funzionalità del browser Reader, ossia la possibilità di vedere la pagina, di visualizzare la pagina senza distrazioni, quindi pubblicità e anche immagini.
Ma andiamo ora ad aprire una pagina sicuramente più pesante di quella del nostro sito, come quella di Repubblica. Si apre in versione mobile, andiamo ad aprire una visualizzazione desktop. Qua, pagina caricata. Ok, anche in questo caso fluidità senza problemi. Vediamo anche il pinch to zoom. Ci sta mostrando qualche tentennamento. Comunque, niente, tutto procede fluidamente. Più che altro il Safari si conferma uno dei browser migliori in campo mobile. Doppio tap, accediamo al menu multitasking per fare lo switch tra le varie applicazioni aperte. Passiamo quindi al comparto telefonico. Facciamo una chiamata per vedere la qualità e la potenza dell'audio. Attiviamo in viva voce. Scusate. Vodafone è lieta di accoglierti nel tuo servizio clienti. Per informazioni e tariffe per chiamare e inviare messaggi, digita 1. Per informazioni e tariffe per navigare in internet con smartphone. L'audio si conferma pulito e molto molto potente. Non ci si può lamentare nel complesso. Andiamo quindi a guardare la fotocamera. La fotocamera è uno degli aspetti più importanti, uno dei punti di forza dell'iPhone 5. Il terminale è dotato di un sensore da 8 megapixel, supportato da un flash LED abbastanza potente. E l'aspetto software, però, quello che diciamo ci lascia un po' l'amaro in bocca. Come da tradizione Apple, infatti, non troviamo grandissime possibilità di personalizzazione, ossia flash attivo o disattivo. Griglia che può essere anche rimossa, HDR e le foto panoramiche che ci permettono quindi di scattare, di immortalare dei panorami affiancando diverse immagini l'una all'altra e facendo quindi, avendo come risultato un'immagine molto grande, molto ampia e ben definita. Proviamo a scattare una foto. Come vedete, come potete vedere, quindi l'immagine viene catturata rapidamente. Andiamo anche. C'è arrivata una notifica Facebook. Abbiamo quindi potuto vedere come funzionano le notifiche. Sempre il solito metodo Apple. Quindi, pinch to zoom. Tutto, diciamo, avviene con una grande fluidità. Questo grosso modo l'iPhone 5, c'è pure Siri, vediamo pure Siri. Ciao Siri, com'è il tempo a Messina? Tempo fa tra oggi e questo martedì? Non ha percepito bene le nostre parole, comunque le previsioni meteo ce le ha fatte vedere. Allora, il video hands on dell'iPhone 5 è tutto. Vi diamo appuntamento ai prossimi approfondimenti dedicati al nuovo melafonino. Grazie.